Ciao, sono Olivia di Ciao, Otcorn eccoci qua. e inizierei da Francesco e Denise. Come avete costruito questa coppia legata dalla rete? Non l'abbiamo costruita, il problema è quello. No, no, nel Partendo dalle senso, differenze? partendo dalle enormi differenze che ci sono fra noi, Sì, che sono, provando ad avvicinarci, sì, nella vita, restando lontani. sì, nella vita, e quindi lo abbiamo fatto poi anche in maniera inconsapevole, penso, sul set. Poi entri in un personaggio, non so, io non sono uno di quelli che dice entro in un personaggio, poi torno a casa, esco dal personaggio, vado sul set, rientro nel personaggio, vivi una magia e la vivi per tutta la durata. Alle volte succede di starci anche un po' dentro anche quando finisce questa magia, che è questo magnifico lavoro, e abbiamo creato questa connessione, come diceva giustamente Denise, partendo proprio dalle nostre differenze, sia di età, e le mille differenze che hanno proprio i personaggi che interpretiamo. Sì, beh, abbiamo iniziato chiacchierando tranquillamente, scoprendo tutte le differenze che abbiamo. Io ho fatto un paio di gaff con te, Sì. poi hai capito che non ero così, insomma, erano gaff, quindi, Tipo? ma Non le dire. io me Non ne le dire. ricordo Ecco, non le una dire. e l'altra qual era? Non la dire. Non la Beh, dire. gaff, però lui è stato Palla al bravo. regista, palla al regista, palla È al stato regista. bravo a non prendersela E questo lo pensi tu. No, e poi abbiamo apprezzato le differenze l'uno dell'altro, perché dalle differenze delle altre persone puoi imparare un sacco di cose di te. Io che ho imparato? Che mi piacciono le scarpe da ginnastica che portavi e me le sono comprate uguali. Una cosa profondissima l'una dall'altra, vedi? Che Vabbè, cosa si impara da sembra il me? divanetto di ieri, ti presento È Sergio. andata proprio dentro, mi ha scoperto, ha tirato fuori delle cose di me incredibili, le scarpe. Mi Possiamo? ricollego a questo punto Sì. a Harry, ti presento Sally. E, Giulio, tu avevi in mente qualche commedia romantica in particolare quando hai iniziato a lavorare a questo film? Guarda, io sono stato uno spettatore, soprattutto quando si facevano di più, adesso ultimamente si fanno poco, però negli anni 90, 80, 90, anche 2000 se ne facevano tante. In Italia magari non tanto, perché è un genere che in Italia è sempre un po' legato al cinema dei comici, cioè la commedia sentimentale, uno pensa, non so, Tutta colpa del paradiso, pensa a quel tipo di commedia lì. Però invece questa è una commedia più di tipo anglosassone, cioè appunto Notting Hill, Pretty Woman, che poi sono i film con i quali noi siamo un po' cresciuti, no? E sì, poi io per esempio sono un fan di Harry, ti presento Sally, trovo film veramente che ha cambiato proprio il modo di fare commedia tutto il mondo, e quindi diciamo mi sono divertito molto. Io quando preparo un film di solito riguardo i film che possono avere delle connessioni, appunto. E quindi per me è stato anche un po' un ritorno a un'età più giovane, complice anche questi due ragazzi che mi hanno accompagnato, e quindi è stato divertente. Ho fatto un tipo di film che mi piaceva molto vedere, e quindi è stato un po' un regalo questo film. Ma secondo te, quindi, dicevi il fatto che in Italia comunque è più difficile fare commedie romantiche, perché? Non so dirlo, diciamo che noi probabilmente abbiamo uno star system che è legato molto ad altri modelli di racconto, e quindi ovviamente si fanno i film che sono legati anche allo star system. Strana però questa cosa qua, no? Perché poi alla fine noi Noi siamo la patria del siamo la patria romanticismo. del Sì, ma romanticismo, di questa infatti, io mi ricordo una volta incredibile. andai con io sono nipote di Luigi Comencini, andai con lui a vedere Stregati dalla Luna. E lui mi disse: "Ma questo è il cinema che dovremmo far noi." Secondo me aveva ragione. E quella è proprio una commedia italiana, c'è l'opera, Certo. c'è. Forse anche Stregati dalla Luna ha a che fare con noi, secondo me. Appunto, Italia, patria dell'amore, com'è stato girare a Napoli? L'avete Napoli sì, è stato il protagonista, è sempre una città che è protagonista quando si vede, anche quando si raccontano luoghi meno commerciali. Comunque è la città più sudamericana che abbiamo in Italia, e tutta questa energia si sente quando giri, quando vivi, quando mangi, quando bevi, aiuta perché ti fa sentire veramente vivo. Poi è una città sempre sorprendente, tu giri un angolo e scopri Sì. un'altra realtà. E un po' questo film lo raccontava questo, cioè questi due ragazzi per innamorarsi si prendono dei tempi, e questi tempi sono anche delle passeggiate in una città, e quindi diciamo
il cupido di questa storia è la location, e quindi Napoli ci ha offerto tanti spunti. Ultima domanda necessaria, una vostra commedia romantica del cuore. E io farei cominciare Francesco, che è quello che Sì, conosce meglio il genere. no, non sono ferratissimo sul genere, stavo per dire Brevard, quindi penso un po' che la mia Un suo però romanticismo un suo ce l'ha. romanticismo ce l'ha. No, una commedia romantica che mi ha segnato un po' la vita, perché fu una delle prime che guardai, mi ricordo, al cinema, fu Notting Hill. Questo amore, questa storia d'amore travolgente, e sì, penso che quello sia il film. Sì. Denise. Ma io ne ho un po', penserei, la verità è che non mi piace abbastanza, anche se un po' dolce amaro, e anche il diario di Bridget Jones, sì, non lo so. Ovviamente Notting Hill, Flashdance, Ma il bello è che ogni intervista io cerco di cambiare. Sì, io direi Dipende. Harry ti presento Sally. Sì, Harry ti presento Sally. Ci saranno 8 interviste con una domanda che comunque accomuna un po' tutte, con risposte differenti. Quindi questo è anche il bello Beh, così uno dello cambia. spaziale. Bello cambiare, no? Certo. Grazie Grazie mille. a te. Grazie.